Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo episodio di Conversazioni in Bonetta. Quest'oggi un episodio speciale che è reso possibile da Alberto Moreni, che oltre a essere un grande amico della nostra biblioteca è anche collaboratore del professor Walter Minella nella rubrica di recensioni disponibile sul sito internet della nostra biblioteca. Gli ospiti di oggi sono due, che ringraziamo anticipatamente per la loro disponibilità. Stefano Tognetto, l'autore del libro di cui oggi andremo a parlare, che è il poema comico-cavalleresco Olimpio da Vetrego, edito da Inchiostro nel 2010 in una prima edizione e in una seconda edizione rinnovata e riccamente illustrata da Del Miglio nel 2019. Nella vita Stefano Tognetto è professore di italiano e latino presso il Liceo Classico di Padova ed è autore anche di un libro chiamato Letteratura Latina Inesistente, edito da Quod Libet nel 2017, una parodia di manuale scolastico di letteratura latina con autori verosimili e impensabili. E ringraziamo anche il secondo ospite di oggi, un ospite prestigioso, il professor Alessandro Duranti, un apprezzato studioso di letteratura italiana, fino a pochi anni fa docente di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Firenze. È redattore di Paragone, una rivista d'arte e letteratura fondata da Roberto Longhi nel 1950, e in aggiunta è anche un grande appassionato e conoscitore dell'opera. Io ringrazio molto professor Duranti e Stefano Tognetto, che è professore anch'esso, per la disponibilità a questo incontro. Li ringrazio a nome della Biblioteca Bonetta e del Comune di Pavia e lascio che oggi la conversazione sia fra loro due. Ancora grazie. Prendo io per primo la parola e prendo spunto da come ci ha introdotti l'amico, ricordando che tu sei ancora professore in attività, io lo sono stato e occasionalmente vengo richiamato alle armi, così come i vecchi riservisti. Ci diamo del tu, non perché siamo amici di antica data, io ci siamo conosciuti proprio in occasione di questo. Io ho voluto conoscere l'autore di un libro che mi era così piaciuto. E da professore sappiamo quanto sia importante poter guardare in faccia chi ci ascolta, no? Per capire quanto riusciamo a comunicare e quanto riusciamo qualche volta ad annoiare. E questo qui non lo possiamo fare, pazienza. Il problema però è anche un altro, è che non sappiamo neanche, almeno io, esattamente a chi stiamo parlando. Cioè non conosciamo esattamente le competenze dei nostri ascoltatori. Certo, sono tutti frequentatori di biblioteche, appassionati di lettura, ci stiamo parlando a dei selvaggi, ma siccome l'argomento di cui si sta per parlare è un libro un po' particolare, anzi direi molto, molto, molto particolare, pur non essendo, ci tengo a dirlo subito e lo ripeterò tante volte, non è assolutamente un libro destinato a esclusivi specialisti di qualcosa. Ecco, però essendo un libro molto particolare, per come si dirà, io per esempio, tutti e due dovremmo fare riferimenti a certi generi letterari, usare certi termini che magari potrebbero non essere potrebbero giustamente non essere familiari a chi nella vita si occupa di tutt'altre cose. Ecco, io volevo dire questo per scusarmi in anticipo, sia perché dirò certe cose troppo elementari per chi le sa già, e viceversa mi scuso anche se di fronte non mi preoccuperò di spiegare bene termini che magari giustamente qualcuno ha tutto il diritto di ignorare. Dunque, parlo con l'autore qui virtualmente presente. L'Olimpio da Vetrego, non sto a ripetere tutti i dati editoriali di una prima stampa nel 2010 e ora di una ristampa, credo sostanzialmente identica alla prima, salvo l'arricchimento di tavole a piena pagina, che sono fra l'altro autori Alberto Piancastelli, mentre la copertina è di Carlo Pedrazzini. Se si cita il titolo Olimpio da Vetrego, poema comico-cavalleresco, di fatto si usa già un termine
ci comporta una qualche spiegazione, qualcuno lo può tranquillamente capire da solo, forse qualcun altro no. L'Olimpio da Vedere è un libro che non esiste, nel senso che è introvabile nelle librerie, introvabile nella prima edizione che andò presto esaurita e ora di nuovo introvabile nella seconda che ha avuto la stessa sorte e che mi pare di aver capito l'editore per il momento perlomeno non ha intenzione di ristampare. Io ci aggiungo, introvabile anche sul mercato dell'usato, segno inequivocabile che chi l'ha comprato se l'è tenuto stretto. E questo smentisce quello che l'autore dice nell'introduzione, che l'Olimpio fu, in occasione della prima uscita, quando fu presentato al Salone del Libro di Torino, lo fu presentato con clamoroso insuccesso. Non è vero, quindi, che ci fu il clamoroso insuccesso. Se la resistenza a una ristampa oggi fosse dovuta solo al difficile momento che tutti passiamo, e mi dispiace molto per l'editore, sì. Se però dovesse essere un disinteresse, ecco, questo veramente mi confermerebbe nell'idea che talvolta gli editori hanno una strana vocazione irresistibile a stampare libri che in partenza sanno che finiranno direttamente nel cassonetto della carta straccia, mentre invece non è il caso di questo Olimpio da Vetrego. Poema comica velleresco, si diceva. Io qui capisco subito una prima ragione del presunto clamoroso insuccesso. Va bene comico, ma pur sempre poema, quindi una roba in poesia, in versi, e mica pochi, no? Sono un po' di più di 37.000, 37.000, insomma, no? Proprio no? Una poesiola. E questo poema, che già di per sé è una parola in disuso da non so quanto, di questo poema basta leggere pochi versi e si capisce che parla di anticaglie come cavalieri, spade, corazze, a 2000 inoltrato. Però se fosse stato il Novecento era uguale, ma anche prima, cioè, bisogna risalire di molto indietro per fare di un libro del genere qualcosa di attuale. Dico, e quindi volevi che il Salone del Libro, dove magari ti sarai trovata a competere con Bruno Vespa, con Sgarbi, no? E volevi che ti decretasse un successo, non dico clamoroso, ma neanche un successino tiepido. No, un libro del genere si presentava come dedicato a masochisti certificati, insomma. Poi invece, eccoci dunque, il tam-tam dei lettori, e non credo siano proprio tutti masochisti, il tam-tam dei lettori ha funzionato. E l'Olimpia ha esaurito la prima tiratura, non so quante copie fosse stato tirato, ma non saranno state 100 copie solo per gli amici. E per quasi 10 anni questo libro è diventato un'araba fenice, proprio l'oggetto bramato e desiderato, irraggiungibile, di chi l'avrebbe voluto come il sottoscritto, ma non lo trovava da nessuna parte. Del resto però, sparendo così, essendo così inseguito, il libro si è adeguato perfettamente al mondo di cui in realtà parla, perché tutte le storie di cavalleria, buona parte delle storie di cavalleria, ruotano intorno a quel meccanismo di base che è la ricerca o la quête, come dicevano i francesi che hanno inventato il genere, la ricerca della persona, dell'oggetto, della cosa agognato e quasi mai raggiunto. Può essere l'Angelica di Orlando e può essere il Sacro Graal dei cavalieri della tavola rotonda. Ora, Del Miglio l'ha ristampato e la storia si ripete. Io mi augurerei che gli editori passati, l'editore presente ed eventuali editori futuri smettessero di giocare
di far giocare perlomeno gli aspiranti acquirenti alla ricerca del Sacro Graal, insomma, che ce lo mettano a disposizione senza farci durare tanta fatica. Il successo editoriale, non clamoroso, però per due volte è andato esaurito, due volte per me sono una prova scientifica, per me, per Galileo, è una prova scientifica, una volta poteva essere un caso. Questo fa capire che non è un libro solo per pochi eletti, primo. Io non posso che confermarlo, dico subito, senza tante circonlocuzioni, è uno dei libri più divertenti che io abbia mai letto in vita mia. Io non sono uno che si diverte a leggere le tragedie dell'Alfieri, e neanche i romanzi di Bacchelli, e neanche i romanzi della Deledda. Tanti si divertono, vedete, il masochismo ha infinite varianti, quindi bene ci siano anche lettori di queste cose. Io sono sempre stato un cultore anche di tante cose, a partire dall'Ariosto, di Boccaccio, ma sono stato un cultore di Woodhouse, di Achille Campanile. Il primo scrittore di cui mi innamorai da adolescente era Jerome, quindi un umorista. E quindi mi sono molto divertito, e di divertimento di letture ne ho avuti tanti. L'ho letto, mi sono divertito, l'ho prestato e ho fatto divertire le persone a cui l'ho prestato e che lo hanno letto. Non solo, ma posso garantire chi ascolta che il libro non solo è divertente, ma che la sua mole e il suo peso, che qualcuno avrà visto, Stefano ce l'ha fra le mani, ce l'ho anch'io qui, facciamo vedere tutti e due, è un mattone, quello si dice un mattone, no? In senso fisico, non metaforico. Il peso e la memoria sono inversamente proporzionali alla fatica della lettura. Non posso dire, c'è un libro che si legge tutto d'un fiato, no, però ho ovvie ragioni. 37.000 versi tutti di un fiato, insomma, neanche Gassman ai suoi tempi lo poteva. Però è uno di quei rari libri in cui si comincia a leggere di gran carriera, poi a un certo punto si comincia ad andare avanti a rilento, ma non per noia, stanchezza, al contrario, via via che le pagine restanti si assottigliano, si vorrebbe non finisse mai. E uno comincia a dire, ma no, facciamolo durare un altro po', insomma, se no poi quante riuscirà ancora a inventarne? Perché la capacità di inventare situazioni, di sorprendere, è veramente sorprendente. E anzi, io consiglierei a un futuro editore che si decidesse a ristamparlo come Dio comanda. Ecco, io gli consiglierei di corredarlo di una di quelle fascette pubblicitarie che si mettono intorno ai libri, ai premi Strega. Una fascetta che dicesse nuoce gravemente alla salute perché provoca dipendenza. Perché da quando si comincia a leggere non si riesce a smettere. Ora io lascio all'autore di darvi un'idea della trama e dei personaggi, ma un'altra cosa la voglio dire, anzi la voglio ridire perché la dice già lui nella sua introduzione. Non spaventi il termine poema, intanto l'ho detto, anche se è un po' da comico. Ma non spaventi chi ha un po' paura della poesia. Ecco. L'Olimpio, davvero, è un versi regolarissimi, niente a che fare con versi liberi. Versi sono l'indistruttibile endecasillabo in cui nella letteratura italiana si fa poesia dal 200 di Giacomo Dallentini a oggi, perché si scrivono endecasillabi anche oggi. Gli endecasillabi sono raggruppati in sequenze di ottave, quella certa forma metrica in cui sono scritti al 90%, boh, non lo so, quasi tutti i poemi cavallereschi antichi, tipo l'Orlando Furioso, ma prima ancora, prima di lui, fin dal 300, pare che l'inventore dell'ottava sia stato Boccaccio per due suoi poemi, diciamo, sì, cavallereschi. Anche se di una cavalleria di altri tempi, così. Quindi l'Olimpio tecnicamente è scritto in versi, ma non è poesia, è un'altra cosa. Cosa?
Gli antichi intendo proprio i contemporanei dell'Ariosto e dei poemi cavallereschi di quel tempo lì. Le antiche avevano le idee più chiare delle nostre e non l'avrebbero mai chiamato, non lo chiamava un poema, lo chiamava romanzo, una cosa del genere. Lo chiamava romanzo. Gli Orlandi di Boiard e dell'Ariosto erano romanzi e altri prodotti consimili. Per loro era romanzo tutto ciò che raccontava con una certa lunghezza una storia fantastica, fuori, non realistica. Solo noi che veniamo dopo i Promessi Sposi, dopo Guerra e Pace, consideriamo il romanzo come qualcosa che si scrive esclusivamente in prosa. Ecco. Gli antichi no, non solo, ma una traccia del significato originario della parola romanzo c'era ancora la lingua inglese. E per gli inglesi quello che noi chiamiamo romanzo, loro lo chiamano novel, e romance invece chiamano la storia fantastica. Harry Potter è un romance, ma non un romanzo realistico, così. Stefano, questo lo sa, non ha avuto il coraggio però di chiamare il suo Olimpio romanzo comicavalleresco, ma io credo per non, forse per non, già gli avranno dato del pazzo quando, ora, oltre del pazzo, sentirsi dare anche dall'ignorante, da chi qualcuno lo sa, cioè, ma come romanzo, una cosa in poesia, ci sarebbe stato sicuramente qualcuno supponente e ignorante davvero che avrebbe fatto questa osservazione. La supponenza e l'ignoranza vanno quasi sempre d'accordo. Ora, siccome è un romanzo, ha una trama che si può raccontare con difficoltà, perché i romanzi cavallereschi sono di tutte le opere letterarie il genere in cui il riassunto è disperante. Caratteristica del romanzo cavalleresco è raccontare mille storie diverse, talvolta anche di personaggi che non hanno nulla in comune l'uno con l'altro, che si trovano così ammucchiati in una stessa opera. Mille storie diverse che hanno, sì, qualche volta un elemento, un tessuto connettivo comune, ma spesso molto gratuito. Insomma, se uno che mi racconta l'Orlando Furioso e mi dice, l'Orlando Furioso racconta lo dice l'Ariosto nella prima ottava, vi racconterò la guerra tra i Mori di Agramante e i cristiani di Carlo Magno. Ma se uno mi dicesse che l'Orlando Furioso parla di questo, di questa guerra, in tutto l'Orlando Furioso si parla a malapena, sì, può dire a malapena, e i protagonisti stessi si dimenticano quasi che stanno combattendo quella guerra. Ogni tanto qualcuno gli urla, dice, guarda che sì, va bene cercare donne, cioè, però ricordati che devi fare la guerra contro i Mori, ah già, me ne ero dimenticato. Ora, per evitare di impelagarmi in un riassunto impossibile, io cedo volentieri l'onore e l'onere, come si dice, all'autore, come dire, se l'è inventata lui e se la sbrighi lui a raccontarlo, ora, suggerendogli, ma che non ci sia bisogno di non raccontare come va a finire, perché di tutte le sorprese possibili, il finale addirittura è più sorprendente di tutti, più sorprendente di tutti. Quindi. E magari se, credo sia interessante sapere anche qualcosa circa non solo la storia interna, ma anche la storia interna, esterna del libro. Cioè, come ti è venuto in mente di scriverlo? Insomma, tutto quello che può essere interessante. Grazie Alessandro. Bene, vorrei ringraziare la Biblioteca Bonetta di Pavia per questa ospitalità, veramente forse non meritata per quanto riguarda me. Comunque, abbocco volentieri alle esche che Alessandro mi ha lanciato. Certamente, Olimpia da Vetrego si pone come opera in contrasto col suo tempo. È romanzo, ma è romanzo in versi, in ottave, l'ottava narrativa dei grandi poemi cavallereschi, dei grandi romanzi cavallereschi effettivamente. È un'opera lunghissima,
Sì, 37.000 versi distribuiti in 64 canti. Ricorda che Orlando Furioso è più lungo solo di circa un migliaio di versi, ma evidentemente mi sono fermato prima in segno di rispetto. Ecco. Diceva Alessandro molto gentilmente, non si riesce a finire di leggerlo e io devo ammettere che non riuscivo a finire di scriverlo. Lui, quest'opera mi ha accompagnato per molti anni della mia vita, ho cominciato nel lontano 1983, avevo 23 anni e sono andato avanti sostanzialmente fino al 2010, poco prima della pubblicazione della prima stampa, per la quale devo ancora ringraziare una persona che oggi non c'è più, a cui devo molto, veramente un altro pazzo come me di editore, Giampiero Dalle Molle, che fondatore della casa editrice Inchiostro, ha creduto in quest'opera e l'ha voluta stampare, anche andando incontro a un rischio cospicuo, perché autore sconosciuto, opera molto voluminosa e anche un'opera che va contro un pochino a quello che è letteratura seria. Io come insegnante mi trovo spesso a notare, assieme ai miei alunni, che la storia della letteratura italiana, e forse di tutte le letterature, è una storia di seriosità, una storia di... Terribile, terribile, Sì, sì. non si può essere importanti se non si è seri. E infatti vedete chi vince i Nobel, è raro che un comico vinca un Nobel, ma anche un Oscar, devo dire, effettivamente sono in pochi ad averlo vinto. E sì, anch'io penso che Olivia de Trego sia un romanzo, anche per una caratteristica molto particolare che io rimarco ogni volta che mi viene chiesto. C'è un narratore che è anche un personaggio della storia. Uno dei protagonisti della storia è colui che narra, dice io, sostanzialmente. E questa, io credo, nei poemi cavallereschi Sì. non si verifichi, insomma, questa caratteristica. Ecco, riassumo la storia molto brevemente. C'è un, appunto, il narratore si chiama Tonno, è un menestrello, ambulante. Siamo in grosso modo in un XVI secolo, che ha delle suggestioni un po' alla Brancaleone, diciamo. Ecco, un XVI secolo piuttosto vago, con comuni, signorie, imperatori in lotta tra loro, papi, antipapi, eccetera. E il tonno si reca in un paesino del Veneto profondo, io sono Veneto, diciamo, di nascita, e questo paesino Vetrego, in questo paesino abita questo contadino, forzuto e diciamo muscoloso, ma assolutamente di per sé pacifico, vuole stare per conto suo nella sua fattoria, Olimpio. Il menestrello, chiamiamolo così, offre a Olimpio un patto scellerato. Gli propone di girare assieme il mondo, andare in cerca di imprese valorose da compiere. Olimpio, da cavaliere, compirà grandi imprese, appunto, sconfiggerà nemici, giganti, draghi, salverà donzelle. Il tonno canterà le sue imprese e, dopo aver confezionato un poema a lui dedicato, lo dedicherà a qualche gran signore, avendolo in cambio cospicuo denaro, cospicua pecunia. Per cui si potrebbe dire quello che diceva Alessandro all'inizio: nei romanzi cavallereschi c'è sempre la ricerca di qualcosa. In questo poema c'è la ricerca del poema stesso, ovvero dall'inizio alla fine si va in cerca di materiale per comporlo. Si potrebbe dire che il poema racconta se stesso, non so se. Sì, no, ma bella. Vorrei, se Alessandro mi consente, leggere qualche strofa Oh, ecco, sì, dal primo canto, La presentazione dell'eroe. Ecco, così potrebbe essere adatta come prima lettura. Era in quel tempo Olimpio nel fulgore delle sue forze e della sua possanza. Alto, massiccio e pieno di vigore, benché tendesse già a mostrar la panza.
Capelli aveva neri di colore che di tonsor sentivano mancanza, barba di peli duri, irti, attorti, occhi incavati, ma al veder non corti. Vestiva un giustacuore di fustagno con discreta frequenza rivoltato, non perché fosse questo no taccagno, ma perché ci era molto affezionato. La sua camicia avrebbe chiesto un bagno, fuor l'acqua ogni liquore aveva provato, ma non credo che a tale operazione sarebbe mai bastato il bacchiglione. Con quel famoso capo di vestiario, dice una storia ancora oggi divulgata, si poteva condire, se necessario, senza usar d'olio, un cespo d'insalata. Olimpio stesso, in verità, avversario da sempre fu dell'acqua insaponata, perché, così dicea, l'odor che emano persuade ogni inimico a star lontano. Dall'acqua non guardava solo i panni, anche per bere le preferiva il vino. L'acqua, secondo lui, dava malanni, faceva venire la muffa all'intestino. Mio padre, dir solea, giunse a 100 anni senza toccare un solo bicchierino. L'afferma il nonno mio tutti i momenti, che ogni mattina ne tracanna 20. Questo era Olimpio, questo era quel Proda che tutto il mondo mise sottosopra e di cui per cantar con somma lode mi sono accinto a faticosa opera. Tra il pubblico gentil che ascolta e lode, stia zitto ora ciascuno, ond'io gli scopra le gesta che in un tempo ormai lontano Olimpio fe col brando e con la mano. E questa era un po' la presentazione dell'eroe. Bravissimo, no, non solo bravo l'autore, ma bravo l'attore. Anche qui però, secondo la tradizione, perché i poemi cavallereschi erano quasi sempre, specie gli esemplari di più bassi, erano gli autori stessi, questi menestrelli, canterini che andavano in giro a recitare le loro opere. Ma questo per quello che riguarda la produzione bassa, ma anche la produzione alta, insomma, si dice che Pucci leggesse il Morgante ad alta voce durante le scene di Lorenzo il Magnifico, intratteneva Lorenzo e i convitati con la lettura del Morgante. E la prima testimonianza che si ha di qualcuno che abbia, non dico letto, ma sentito qualcosa dell'Orlando Furioso quando l'Ariosto andò in visita alla sorella degli Este aveva appena partorito vicino a Mantova, e lei lasciò scritto: in questi giorni un po' difficili, Messer Lodovico mi ha allietato e trattenuto leggendomi parti del suo poema. Quindi sono opere da leggere chi a leggerle ad alta voce ci guadagna, insomma. Poema comico, basta questi accenni per capire che ci sono di fronte a un'opera comica, basterebbero i nomi, c'è l'indice dei nomi, ora non lo voglio scorrere, non sono tutti i nomi, ma già il protagonista che si chiama Tonno, che non so se il qui presente autore vuol dire come mai lo ha chiamato così. Ma forse un'autocitazione, visto che mi chiamo Tonietto di cognome. Forse c'è qualcosa Qualcosa. da Tonietto. E a proposito di nomi, di ora, un vero spettacolo pirotecnico, proprio onomastico pirotecnico, è quello che riguarda un certo personaggio che ricorre più volte nel poema. Anzi, quando si conosce se ne aspetta poi la riapparizione. È il terribile e temutissimo nonno di Olimpio, Olindo, che è questo vecchio bisbetico che non perde occasione di snocciolare in qualsiasi situazione l'infinito rosario della sua dinastia a partire da Adamo ed Eva, che ha una caratteristica che tutti gli ascendenti, a partire dai primi uomini, hanno tutti i nomi che cominciano con la O. E qui Tonietto ovviamente si scatena. Non ti dico di leggercela tutta, perché sennò domani siamo ancora qui. Anzi, era un modo per far fuggire le persone, era mettere in moto il nonno, perché quando il nonno partiva, partiva
pur di non stare a sentirlo, anche i nemici scappavano, insomma. Quindi se ci vuoi leggere qualcosa della dinastia degli Olimpiadi. Sì. La Gens Olimpia, effettivamente. Gens Olimpia, sì. Leggerò quella tappa in cui il nonno Olindo racconta quali sono stati gli antenati di epoca romana. Il tutto si svolge durante una battaglia contro i Saraceni. Olimpio sta combattendo velocemente e il nonno, come fosse niente, snocciola questo sfilza di antenati, finisce persino col disgustare gli stessi Saraceni che chiedono di smetterla. Chiedono di poter combattere in pace, ecco come si dice. E leggo questo brano del canto 44esimo. È il nonno Olindo che parla. L'Olimpio che da Siracusa venne al tempo del pretor Cincio alimento, in latine mutò le greche penne con tempestivo e saggio investimento. Quando tutti fuggivano, egli tenne testa a Pirro nel gran combattimento, allorché nel vederselo davanti volsero in fuga in massa gli elefanti. Il senato perciò lo fece cive ed un fondo bastevole colono. Ostilio, figlio suo, piantò le olive e produceva pure vino buono, ma poi seguì sull'Africane e rive come milite Atilio, suo patrono. Vinte le truppe e le romane flotte e gli fece i puni rotolare a botte. La gens Olimpia successivamente si mise in luce con ben altre imprese, a partir dal terribile frangente d'Annibale quel dì che l'Alpi scese. Olimpio Fabio Massimo talmente era lento nel mettersi in arnese che mancava le pugna d'un par d'ore. Fu titolato il temporeggiatore. Olimpio l'Africano fu chiamato suo figlio non perché vinse Cartagine, ma perché sempre al vomere impegnato, cotto dal sole, tal ne era l'immagine. Io riassumo e non vado dettagliato, se non avrei da dire una farragine. Come tacere Olimpio Flaminino, che vinti i greci impose tasse in vino? Come non dir d'Olimpio Gaio Gracco, che vinse ai dadi il rango di tribuno? Come Olimpio ignorar, che mise a sacco senza parere il tempio di Nettuno? Come tacer di Quinto Olimpio Flacco, che comprò a tutti e non pagò nessuno? Come obliare Olimpio Catilina, che a Cicerone disse una verrina? Nonno, il prode parlò basta, erudisci una plebaglia in van che non t'ascolta. Nipote, gli rispose, preferisci essa morir come essa visse stolta? No, certo no, ma me li sdilinquisci, non si fan più ammazzar come una volta. È vero, uno pregò di quelli avanti, noi se sa da morir, meglio ignoranti. Bellissimo. E questi chiamavano tutti Olimpio, ma in realtà poi c'è tutta una variazione di nomi in Oche. Nomi greci, sì. Va bene. Allora, mi piacerebbe tanto saper spiegare come funziona la comicità. Al di là di quella che i retori antichi chiamavano l'invenzio, le trovate e l'invenzione dei nomi. Ma io ci provo, però so che non mi riuscirà, o non mi riuscirà in minima parte, perché come si sa che come al teatro, al cinema, nell'opera, nella musica, è molto facile far piangere ed è molto difficile far ridere. E però è altrettanto vero che quando si parla di letteratura, di teatro, è facile spiegare come funziona il tragico, mentre spiegare come funziona il comico non è facile. Tant'è vero che quando qualche professore occhialuto prova a spiegare il comico, fa regolarmente piangere. E la colpa è di Aristotele, probabilmente, o meglio, povero Aristotele, non la colpa sua. La colpa è del destino cinico e varo che ci ha fatto arrivare la sua poetica dimezzata, per cui ci è arrivata la tragedia, ma non ci è arrivata la commedia.
Credo molti si ricorderanno che sulla ricerca, sul ritrovamento della parte comica della commedia è giocato il famoso Il nome della rosa di Umberto Eco, no? Quindi per dire che per spiegare il tragico noi dei parametri ce li abbiamo da Aristotele, mentre per il comico bisogna procedere un po' a vista, come farò ora io, facendo qualche esempio. La pretesa di essere organici è difficile, anche perché credo che mentre il tragico è una di quelle cose a lunghissima, eterna scadenza, nel senso che si piange sempre per le stesse cose, e il comico invece è merce molto deperibile, insomma, capiterà a noi di aver visto commedie di Plauto, per cui i romani si andavano si smascellavano dalle risa, sono una tristezza, tristezza unica, come si fa a ridere di quelle cose? Ecco, invenzio, intanto, sì, i nomi, le situazioni. Ecco, io direi che prima di tutto Tonietto non si vergogna di ricorrere a un'invenzione comica vecchia proprio, come si dice, vecchia come il cucco. E io qui resisto a malapena dal leggervi quella straordinaria discussione che c'è in un libro di Campanile di due distinti signori che disquisiscono circa la reale vecchiezza del cucco. Dice, ma il cucco quando è nato? E non nel 1200, non nel 1300, se ne hanno notizie. Ecco, il cucco in questione è la coppia Olimpio-Otonno, cioè la formula inossidabile dell'accoppiamento degli opposti, opposti fisici e intellettuali. Da Morgante e Margutte, gigante enorme e stupido, e il mezzo gigante furbissimo, a Staglioglio. E in questo caso, appunto, l'opposizione tra la forza disumana e la pochezza di cervello di Olimpio e la pretesa e spesso supponente superiorità intellettuale di Tonno, che però da un punto di vista pratico e guerresco è meno che nulla, con degli scambi di ruoli fra i due che non vi dico, anche perché uno è proprio nel finale, insomma. I trattati di retorica, dopo l'invenzio viene la disposizio, cioè nel caso del romanzo l'intreccio, lo svolgimento. E qui non sto perché bisognerebbe allora che mi mettessi anche a fare il riassunto. L'autore me ne ha dato un'idea, ma molto molto pallida rispetto alla realtà di quella che è la ricchezza dell'intreccio. Io, ecco, ci voglio aggiungere, magari con la collaborazione di chi è attore migliore di me, un esempio di come viene trattati certi luoghi topici, inevitabili di un romanzo cavalleresco. Una cosa che in un romanzo cavalleresco ci deve essere, e ci deve essere tanto, è a più riprese: lo scontro in armi, la battaglia. È talmente una cosa, era talmente gradita ai consumatori di storie cavalleresche, che Tonno, che è un autore di quell'epoca, che pure lui si vuole presentare come cronista no, fedele di quello che vede, io racconto, però a un certo punto dice, in questo caso, non mi ricordo qual era, cioè in questo caso però la battaglia, lo scontro che ci doveva essere non ci fu, ma io so che i lettori amano talmente tante cose che io ce lo metto lo stesso e me lo invento. Che battaglie sono, che scontri sono, che duelli sono quelli dell'Olimpio? E sono risse da salone, saloon del Far West, insomma. Sono i duelli, gli scontri che ci sono nei cartoni animati, quelle cose lì. Volano teste, braccia, gambe, ma sono teste, braccia e gambe di manichini, insomma, il sangue non scorre. Quando scorre è conserva di pomodoro, insomma, se si capisce, è roba.
tali e quali a tante battaglie dell'Ariosto e di Pulce, più di Pulce che dell'Ariosto. Nell'Ariosto ogni tanto il sangue scorre vero. E lì c'è quasi una sorpresa di chi muore veramente. Dice, ma come? Non se l'ha detto che si era tutto per finta e si faceva così per ridere. Invece qualche volta si muore davvero. Lasciano quelle morti strappalacrime dell'Orlando furioso. E vuol dire, certe ottave, ora spero ce ne voglia leggere qualcuna, Stefano, certe ottave potrebbero essere spacciate tranquillamente per ariostesche o pulciane, con la certezza di farla franca, un po' come le teste di Modigliani, una cosa del genere. Io mi piacerebbe che tu leggessi qualcosa proprio, io non so se è il primo scontro, o mi sembra sia nel canto quinto, si capisce subito come funzionano queste cose. Intanto sono onorato di questa possibilità di equivoco, perché un paragone con Pulci e con Ariosto è un grandissimo onore. A questo proposito, mi viene in mente un piccolo episodio avvenuto nel 2010 al Salone del Libro di Torino. Eravamo io e l'editore, e l'editore aveva un piccolo banchetto, perché insomma la sua casa editrice era piccolina rispetto alle enormi case editrici che occupavano interi saloni. Aveva queste copie di Olimpio sul banchetto. Io ogni tanto stavo lì, ogni tanto giravo, andavo a vedere altri libri. E un signore si presenta e comincia a sfogliare, un po' perplesso, e poi dice, chiede all'editore: ma questo Tonietto in che secolo è vissuto? E Sì. l'editore dice: Tonietto avere quello lì, quello là in fondo. Te potevi rispondere secondo la battuta del film di Benigni e Troisi, dice, ma in che epoca siamo quando incontra il contadino? 1400, quasi 1500, così, frittole, 1400, quasi 1500. Ecco, incoraggiato da Alessandro, leggerò un piccolo esempio di battaglia, una delle prime battaglie del poema, sottolineando che in effetti il contrasto anche fisico tra i due personaggi è voluto. In effetti Olimpio è imponente, enorme, ma di cervello piuttosto limitato, invece il Tonno è molto furbo, ma è codardo, è piccolo, insinuante, più volpino. Infatti Andrea Carlo Pedrazzini in copertina ha colto molto bene, disegnando un Olimpio enorme con una testa molto piccina e un insinuante Tonno che gli indica la strada, ma gli dice anche: vai avanti tu. Infatti di solito funziona così: Olimpio deve fare il lavoro pesante, il Tonno lo manda avanti e se ne sta indietro ad osservare, o a volte si nasconde proprio per evitare guai. E leggo questo esempio di battaglia dal canto quinto, sono qualche due o tre strofe. Olimpio sta combattendo contro dei lanzichenecchi, quindi è un nemico particolarmente agguerrito. Olimpio fa la sua virtù schernita a quei lurchi fetenti pagar cara, e la sua spada, lucida e brunita, va adoperando a guisa di mannara. Calarla fa con foga inviperita su quella plebe, ov'è la meno rara. Menando dunque sempre nella calca, Olimpio spezza, scanna, scuoia e scalca. Aspra e dolente e dura è la battaglia. Posso interromperti un attimo? Olimpio spezza, scanna, scuoia e scalca. È una citazione quasi letterale sembra l'Orlando Furioso, no? È O una di Dante, citazione in realtà di Dante, il Cerbero del è vero, è Dante, sì, che poi viene in qualche modo ripresa dall'Ariosto e però cambia dei particolari. È Dante, sì. Ecco, vabbè, grazie. di scoglia di squadra. Sì, Cerbero, no? Cerbero. E il verso che stavo leggendo, l'inizio della strofa 6, non è mio, ma è proprio un verso formulare della tradizione ariostesca o pulciana. Aspra, dolente e dura è la battaglia. Il prove qua, colà, costì, macella, e al cielo volan pezzi di frattaglia, mozziconi di trippe e di cervella. Avanti a lui che ce la fa si squaglia, né valuta il fuggir cosa non bella. Anzi, per correr meglio e più spediti, mollano gli scudi in terra e i brandi arditi.
E qui non mi si parli di paura che toglie all'uomo dignità ed onore, né che lasciarsi dietro l'armatura sia come un dispogliarsi di valore. Io dico che se a scanso di sventura dieder tutti la terga in quelle ore, fu perché il prode, al colmo della forma, faceva pesto d'ossa nella torma. Ahi, come dura la battaglia è forte, tentano i lanzi di dar volta e farsi contro ad Olimpio che procura morte. Ma addosso a lor con l'equo va a cacciarsi il pesca e gliene dà di dritte e storte, né sangue tali da chi più guardarsi. A dritta pugna il pesca invece a manca, il prode azzoppa, disseziona e scianca. E qui viene citato anche un terzo personaggio Ecco, piuttosto importante. il pesca, sì. Il pesca, questa specie di panurgo, questo demoniaco ladro e truffatore che compare ogni tanto, or come complice or come nemico di Olimpio. In effetti sì, devo dire Io che. vorrei, posso leggere anch'io, posso leggere te. Proseguire per 2 ottave, perché già queste battaglie sono già comiche di per sé, ma te poi ci aggiungi sempre la spezia di qualche sapore più forte, cioè quella. Cioè, non crediate che Olimpio fosse un feroce, crudele, disumano guerriero. Faceva del bene in realtà, perché aveva delle qualità taumaturgiche particolari. Per Ah sì, leggere le due di seguito. eccolo qua, sì, è vero. Grazie. Ecco qui. Olimpio lavorava da chirurgo con l'arte del gigante Gargantua, anche se quella feccia del Visurgo pareva non tener cara l'arte sua. Fece poi più d'un rientro a Mecklenburgo guarito d'un malanno o d'una bua, eppur voleva fuggire, come avviene che il bimbo fugga quel che gli fa bene. Chi lamentava fastidiosa gotta si ritrovò curato in un istante, da quando il prode con ben data botta lo privò della gamba dolorante. Uno che avea la milza mal ridotta non peggiorò restandone mancante, e chi soffria di cefalea molesta guarì quando privato della testa. Ecco, vabbè. Ecco bene, si trova benissimo. E Invenzio, disposizio e poi la retorica dice l'elocuzio, il modo di parlare, la lingua di un oratore, ma per estensione anche di uno scrittore. E ecco, io credo che il modo di parlare, la lingua di questo poema sono in gran parte responsabile della comicità dell'opera, cioè, al pari dell'invenzione. Cioè, l'una cosa non va senza l'altra. La trama, i personaggi, le situazioni non sarebbero altrettanto comiche se non fossero scritte in questa lingua. E questa lingua non farebbe ridere per 37.000 versi se non fossero legati a questa fantasia di invenzioni, di situazioni così. È una lingua sostanzialmente attuale, ma con varie spruzzatine, un sapore generale di antiquato, ma io direi in dosi abbastanza minime. Se in appendice basta un glossario, dato un all'incirca saranno 500 parole, circa, di parole un po' più difficili di altre che meritano, così consigliano una spiegazione. Ma 500 parole in un'opera di questo genere sono nulla. Quest'opera non so quante migliaia, milioni di parole contenga, quindi 500 parole è nulla. Eppure anche in questo strumento, che può essere anche utile perché appunto non è un'opera annotata di pagina, quindi può far comodo. Anche in questo strumento, Tonietto riesce a non smentire proprio la sua vocazione alla comicità, all'ironia. Questo perché, notato, intitola questo strumento Glossario dei termini insueti. Ora, uno strumento tecnico come questo, già glossario è già una parola difficile, ma non, poi non dice glossario delle parole rare, difficili, no? Insuete. Insuete, cioè, è una parola anche inventata, probabilmente. Sì. E
Quindi una parola difficile, forse inesistente, per dire di voler spiegare le parole difficili. Io credo qui il bersaglio dell'ironia sia la deformazione accademica di tanti professori che invece di spiegare hanno il dono spesso di complicare i testi, di renderli ancora più oscuri. Cioè, mi rivolgono, fra noi, mi rivolgo agli ipotetici, mai lette, mai viste le note a piè di pagina di certe edizioni di classici, per esempio la Divina Commedia, roba che quando poi si risale da quest'abisso delle note, si risale al testo di Dante, si ha l'impressione che sia lui a spiegare il commentatore. Non il commentatore a spiegare Dante, ah, finalmente uno che parla chiaro, Dante, il commentatore no. Ecco, però, Donalì, se qualcuno, cioè, oddio, però è un linguaggio un po' artefatto, un po' antico, cioè forse allora è una cosa solo da professori, da linguisti, no, insomma. E qui devo rifare un nome, un titolo che ha già fatto Tonietta, ma che è inevitabile non fare in questa situazione. Ricordate, ricorderanno tutti il film di Gassman e Monicelli, Brancaleone, l'armata Brancaleone. Tutti si ricorderanno le risate che ci siamo fatti e che io personalmente ci rifo sempre quando mi capita di rivederlo. Ecco, senza che all'epoca, che io poi ero un ragazzo, non avevo competenze linguistiche particolari, non sapevo neanche cosa fossero i romanzi di cavallerie. Ecco, se vi siete divertiti, lo dico, col linguaggio finto antico, mezzo aulico e mezzo straccione di Brancaleone, ecco, vi divertirete, anche a leggere l'Olimpio. E mi viene da aggiungere, perché certi teorici sono sempre in certe teorie sempre agguate, se qualcuno si chiedesse: ma che senso ha scrivere oggi un poema cavalleresco? Io direi: ha lo stesso senso che aveva fare un film come Brancaleone, mi pare il 60, quindi c'era il 68 alle porte. Allora, da far solo film impegnati, no, no, si fa Brancaleone. Così come John Ford faceva i suoi western, ma i cowboy non esistevano mica più, anzi, non erano mai esistiti, come quelli che raccontava lui. Come non sono mai esistiti i cavalieri dell'Ariosto, in quel modo lì. Dicevo, uno degli aspetti più particolari della comicità linguistica dell'Olimpio sono tutti gli episodi dialettali, ce n'è di tutti i generi, toscani, romani, romaneschi, napoletani, il latino, visto che poi è l'autore della letteratura latina inesistente, ogni tanto Tonietto si lascia così prendere la mano anche dal latinista che è in lui, e c'è, per esempio, quel personaggio, l'Azzeccagarbugli di Olimpio, che è l'avvocato Pizzanfara, che insomma che è un trombone, che parla spesso il latino e lo si trova in una intento a difendere un personaggio spregevole, una specie di catarro si chiama, cioè, altra. L'onomastica che parla, Catarro, che è un pluriomicida, infanticida, e c'è questa orazione fenomenale mista di italiano e latino, pochissime ottave, in cui Pizzanfra sostiene non solo la liceità, ma addirittura la generosità e la bontà di uccidere i bambini. È giusto e buono uccidere i bambini. Perché? Ora non so se tu dai tu. Sì, perché effettivamente basandosi su una logica strettamente religiosa, uccidere un bambino vuol dire assicurargli il paradiso, vuol dire togliergli la vita prima che possa commettere peccati, invece è molto più grave uccidere un adulto carico di peccati.
cui anima potrebbe finire all'inferno. E qui Zanfara finisce questa arringa, naturalmente nel suo latino un pochino maccheronico, no? Caparra da Montone, qui presente, fece per quelle povere creature il gesto più fraterno, più innocente che far si possa in epoche si dure. Ergo scriptura postulo docente, caparrum dignum esse nec torture, nec dure pede capitis, fixi, se deliberandum sine mora. Dixi. Bellissimo. Ora, siccome ecco, c'è un argomento che andrebbe, non abbiamo il tempo, ma che andrebbe sviluppato, siccome Tognetto nell'introduzione, non mi ricordo se già quella del 2010, e a un certo punto dice che nell'Olimpio si troveranno tante riferimenti a classici autori famosi, l'Ariosto, Boiardo, Pulci, ma anche moderni, D'Annunzio, Gadda, di tutti. Cioè, non sono io aver copiato loro, sono loro che mi hanno derubato delle mie invenzioni. Ecco, e allora tra i... Non lo so se, vediamo se ci ho indovinato, tra i furti, tra i ladri del povero onesto Tonietto, ci aggiungerei anche Jonathan Swift con quella modesta proposta, quel testo in cui, modesta proposta per risolvere il problema dei bambini poveri e della sovrappopolazione, no? Quando dice, bisognerebbe ingrassarli e poi servirli adeguatamente cucinati sulle tavole dei ricchi signori, quindi risolveremmo la loro povertà. E va bene, un altro, ma qui proprio saltare. Un meccanismo comico, questo è molto divertente, è quello che io chiamerei un po' alla Pirandello, il ribaltamento del gioco delle parti, cioè personaggi che per loro natura dovrebbero essere in un modo e invece vengono fuori un altro. Me ne vengono in mente uno, due, tre, il gigante Finimondo. Gigante terribile, che tutti i giorni vuole in omaggio una povera fanciulla da divorare, così. Che fra l'altro rispetto, no, ogni, no, com'è, ogni anno, ogni anno, no, perché ho detto, guarda, rispetto all'orca dell'Ariosto è quasi una tassazione equa, perché l'orca dell'Ariosto voleva una vergine al giorno, lui mi sembra ne voglia uno al mese. All'anno proprio. Quindi, vabbè, qua è la tassazione. E c'è questo gigante terribile, Olimpio ci scambia due parole prima di battersi con lui, e viene fuori che il gigante è vittima della sua parte, che deve recitare, dice, guarda, io, non so, io sono buono, io sono una persona buona, onesta, pacifica, così, ma a forza di dirmi che io devo fare il gigante, e i giganti devono essere cattivi, feroci, e sono costretto a farlo, dice, ma non è la mia natura. Altra fonte, non so se poi in questo gioco qui delle fonti, tra le citazioni volontarie, quelle involontarie, quelle immaginarie, c'è di tutte. Non so se ti ricordi, io in un personaggio di Walt Disney, ma proprio del primo, degli anni 40, Il drago riluttante, che è proprio l'episodio, la storiella cavalleresca, perché c'è questo drago che viene sfidato a duello da un cavaliere, ma è un drago buonissimo, che ama i fiori, ama la musica, ama leggere, e tutti i giorni sorbisce il suo tè. E invece il cavaliere dice, ma tu sei un drago, bisogna... E allora lo convincono a farlo il drago sputafuoco, dice, ma è A proposito di questo, c'è un caso clamoroso di plagio di cui mi sono accorto alcuni anni dopo la prima edizione. C'è il personaggio del principe Ranocchio, ovvero il povero Ranocchio che per magia è stato trasformato in un principe e non vede l'ora di essere baciato da una fanciulla per ritornare Ranocchio. Ebbene, un personaggio analogo c'è in uno dei film della serie Shrek Ah sì, non lo della sapevo. DreamWorks, uscito dopo Olimpia. Questo è un altro, questo è un furto accertato, quindi anche la cronologia Grazie. sarebbe. Grazie.
Sì. Certo, l'avrei citato questo principe Ranocchio, e l'altro, è Ganetto, il povero Ganetto, che è l'ultimo discendente della stirpe dei Magadrano di Maganza, che sono traditori per antonomasia, hanno sempre tradito. E Ganetto vuole essere degno del suo nome e ci prova a tradire sempre, continuamente tutti, ma è sfortunato. E tutti quelli che lui progetta come tradimenti diventano invece aiuti, favoreggiamenti alle persone che lui è. E quindi anche lui fa una ricerca, la ricerca del tradimento. Che non riuscirà mai a attuare. Poi le donne, vogliamo le donne, vogliamo una donna, però anche lì ribalta. Le donne, come sono nei romanzi cavallereschi? O sono le angeliche, bellissime, innocenti pure e sempre oggetto di concupiscenza, oppure poi ci sono le vergini guerriere, le Amazzoni, la Camilla di Eneide, e nell'Ariosto Marfise e Bradamante. Ora, le vergini guerriere possono essere, anzi, sono sempre belle anche loro, ma sono delle virago che non. Che mai ammetterebbero di avere preoccupazioni femminili riguardo al proprio corpo. Anzi, se sono troppo attraenti, fanno di tutto per mortificarli. Nella Gerusalemme liberata, Clorinda, che si guarda bene dal mostrarsi così bella come in realtà è, perché lei vuole essere un uomo, insomma, diciamo, cose come stanno. E qui anche le virago hanno i loro estimatori, quindi qui c'è la, come si chiama, rammentamelo, la Lancillotta, che però ecco, lei un piccolo debole ce l'ha, insomma, per il suo, perché insomma tende un po' alla pinguedine, pochino pochino, quindi quando la tocca su quel tasto lì, l'episodio, va bene. Non, anche questo la buttiamo lì senza raccontarlo, ma cioè, di Olimpia invece che come tutti i gaffere, già fa una gaffa toccando quel tasto lì, ma poi ci insiste, dice: ma come? Ma le donne grasse sono più belle, le donne magre, sì, perché la fa imbestialire. L'altro è qui veramente, questa lettura di un'ottava bisogna farla. L'altra tipologia, la donna angelica, a parte c'è la vera angelica, addirittura in una, va bene, nel Rinaldo Gottoso, che è un inserto, probabilmente il nucleo originario dell'Olimpia d'Avvetrego, no? E poi c'è un altro personaggio che si chiama Angelicata, ma poi c'è l'Isola Bella. L'Isola Bella che è bella, come dice, è una bella, è apparentemente angelica così finché non apre bocca, perché quando apre bocca è la magia dell'angelicità sparisce subito. Cioè, a un certo punto l'episodio in cui viene trascinata via da Olimpia dai suoi compari, siccome è una che urla molto, parla, gli tengono la bocca chiusa, ma quando arrivano davanti a dei, si incontrano un drappello di nemici, di guardie, e per poter combattere, chi ce l'ha in braccio gli toglie la mano di bocca, ce la vuoi leggere? Allora esplode l'Isola Bella. Ecco, chiedo scusa del linguaggio, ma qui c'è il realismo, non è più Realismo, un'intuizione puro naturale. realismo, sì. È l'Isola Bella che parla. Lerci, schifosi, ripugnanti sorci, empi afiliste, repulsivi e brutti, teste che non le mangiano anche i porci, Giude, caini che voi siete tutti, d'ogni bassezza colmi come orci, peti, scorregge, vomitosi rutti, merde di cane, grossi stronzi, muli, cessi da risciacquar facce da culi. Capo degli ostili cavalieri alzò una mano a proclamare tregua. Anch'io parlò so sfizzeri improperi, ma non ne udite mai di questa stregua. Vivo tra mercenari e tra stalieri, ma costei non ha lanzo che la segua. Fa
Fate che la si taccia, per favore, che i miei uomini offende del pudore. Perché qui il ribaltamento dei ruoli riguarda non solo la donna Angelica, ma anche questi rudi soldatacci, ma che hanno queste orecchie così pudibonde e non possono ascoltare cose di questo genere. Ultima, poi ci salutiamo, la parodia. L'Olimpia da Petrego ha una comicità su due piani. Una è quella della lettura. Uno la può leggere essendo la persona più ignorante del mondo e si diverte. Comunque, chi sa un po' di letteratura si diverte anche a rintracciare le infinite, no, per carità, non citazioni, non è, gli infiniti furti di cui Donietta è stato vittima nel corso dei secoli, sì, perché insomma, furti di episodi, di personaggi, di parole, di tutto. Insomma, questo vorrei dire, ci si diverte in questo poema anche a seguire non solo il viaggio di Tondo e di Olimpio verso Pedestrina, verso l'ultima battaglia, la madre di tutte le battaglie, quella finale, fuochi d'artificio, ma ci si diverte a fare anche un viaggio nella storia della letteratura italiana, perché non occorre essere veramente professori, laureati, per accorgersi, ma a un certo punto si attraversa l'inferno, letteralmente, l'inferno che viene riassunto in due canti, veramente mi sembra un veliero in una bottiglia, insomma, riesce a riassumere, toccare tanti di quei personaggi, tutti con una loro esattezza terminologica, anche quasi filologica. E poi si entra nel Decamerone, e poi dal Decamerone si entra nel Canzoniere di Petrarca, e poi nei poemi cavallereschi, l'Arcadia, il teatro dell'arte del Settecento, fino, e qui, fino all'episodio più... c'è un episodio tragico dell'Olimpio, che ne fa... Un po', se si dice si vuol far piangere, a quale opera bisogna rifarsi? Cuore di Amicis. E c'è la morte di Giovannone, che è questa figura indimenticabile, questo, anche questo lo dice la parola, soldatone grande e grosso, che però ha terrore del sangue. Appena vede il sangue, lo sente solo nominare, sviene. E qui fa una morte eroica, che insomma non è difficile riconoscere la fonte, è la morte del tamburino sardo, della piccola vedetta lombarda di Amici, con un finale però come quello dell'inizio. Tante volte le morti a qualcosa servono, perché Giovannone perlomeno guarisce dalla sua fobia del sangue. Ce la vuoi leggere, poi ci si saluta? Sì, va bene. Sono solo tre strofe. Giovannone è in cima ad un palo, neanche un albero, un palo, e sta osservando i movimenti delle truppe nemiche. Olimpia gli dice: vieni giù, perché ci sono proiettili che volano da tutte le parti. Discendi orsù, d'altro non c'è bisogno, ordinò il prode, e senza alcun indugio. Non è più sol cannone, se non sogno, credo d'essere a tiro d'archibugio. Dunque vien giù, che al resto non agogno, al suolo troverai il saldo rifugio. Ma vedo a destra, quella più lontana, un brulicar d'armati nella piana. Quale battaglia? In poderoso cozzo l'ali estreme si attaccano a vicenda. Non li posso contare, altro che bozzo. Oggi sarà qualcuno, altro che benda. Ora per il prode, il palo scapitozzo, e finiremo giù questa faccenda. No, vengo giù, ma non finì nemmeno che un macigno di quei lo colse in pieno. Lasciato al palo il tronco irrigidito di Giovannone, venne giù la testa. Dal suolo ci guardò. «Sono ferito?» chiese. «Lo so, nessuno alzi protesta. Sapete, credo d'essere guarito. Vedo il sangue, però non mi molesta. Olimpio, addì!» Qui tacque e chiuse l'occhi. Noi cademo ad un subito in ginocchi. Che per chi non lo sa, anche qui... Tonietto riesce a mimare un passo veramente dei più commoventi dell'Orlando Furioso, la morte di Brandi Marte, che muore
con la parola detta a metà, così. E quindi questo amore. Quindi ci asciughiamo tutti gli occhi, credo sia il momento di salutare. Io, come si conclude? Io per me me la cavo come se la cavavano gli scrittori di cavalleria. Quando era arrivato il momento di finire, non sapevano come finire, semplicemente non finivano. E dicevano, beh, insomma, io ora ho altro da fare, ci penserà qualcun altro a proseguire la mia storia. Così l'Ariosto proseguì quella del Boiardo, altri proseguirono quelle dell'Ariosto. E quando l'Ariosto a un certo punto si stufa della sua Angelica, dice, beh, insomma, cosa succederà in seguito all'Angelica? Voi siete curiosi? Ve lo racconterà qualcuno con miglior plettro, cioè con una poesia migliore di me. Ecco, io anch'io quindi saluto così, augurando a Stefano di trovare miglior plettro che canti la sua impresa e di trovare un migliore editore soprattutto che lo ristampi e lo metta in circolazione. Ecco, io ti ringrazio moltissimo Alessandro Duranti, ne colgo l'occasione, gli ultimi istanti, per ringraziare anche Sara Ricci che Certo. ha fatto la premessa a questa nuova edizione di Olimpio. Ringrazio Carlo Andrea Pedrazzini che ha regalato la copertina e Alberto Piancastelli che ha illustrato con più di 20, circa 25 disegni l'intera opera. Ovviamente ringrazio Francesco Serafini della Biblioteca Bonetta di Pavia e Alberto Moreni che ha organizzato il tutto da lontano. E grazie a tutti che avete ascoltato. Arrivederci. E a questo punto ringraziamo anche noi, ringraziamo il professor Duranti e Stefano Tognetto per questo dialogo, per questa conversazione culturale che va ben al di là di quella che possiamo definire una presentazione di un libro. Ecco, è stato un momento davvero di approfondimento, di scambio, anche divertente, anche, sicuramente stimolante, sicuramente coinvolgente. E speriamo di potervi avere ancora ospiti presso la biblioteca. Ci auguriamo magari in presenza, superando quindi anche quelle che sono le criticità di questo momento. Ottimo, Grazie ancora a tutti ottimo quanti. augurio. Grazie. Grazie.